sono uscite diverse informazioni assurde, direi, sia nel contenuto che nei numeri, allora, visto la massima trasparenza che determina il nostro paese, sia il governo attuale che il governo precedente aveva deciso di fare un'operazione di promozione del nostro paese. Nel programma di governo di questa maggioranza è ben chiaro che l'apertura e l'internazionalizzazione della nostra economia è un passaggio fondamentale. E questo ovviamente ha implicato e sta implicando ovviamente lavoro di confronto con tantissime realtà internazionali, diversi gruppi che sono stati incontrati, che si sono confrontati col governo anche attraverso strumenti di grande condivisione di questi incontri. Tant'è vero che tutto questo è stato sempre fatto nell'ottica di un coinvolgimento di tutto il congresso di Stato. È un nuovo metodo di lavorare, secondo me, che distingue anche questa differenza di volontà di agire nell'interesse collettivo del Paese, perché veramente le scelte sono interdisciplinari per quanto riguarda lo sviluppo del Paese e anche nella trasparenza di portare avanti certi rapporti. C'è stato un confronto, e assolutamente in trasparenza, con un gruppo che ha base ad Hong Kong, un gruppo che lavora in tutto il mondo, e che ha interessi economici e partecipazioni societarie in tutto il mondo, che ha avuto contatti col governo precedente tramite l'azione portata avanti dall'Expo di Shanghai 2010, dico, da tutta la possibilità di avere confronti e interlocuzioni con grossi investitori, e diciamo abbiamo usato bene in quel caso i soldi pubblici, perché ha portato tutta una serie di contatti. Fra questi c'è un gruppo che ha mostrato interesse e col quale abbiamo mantenuto rapporti di confronto su quelle potevano essere le opportunità di investire a San Marino, e nella massima trasparenza anche è stata fatta addirittura una delibera del Congresso di Stato, che è uscita nello stesso periodo in cui è stata fatta, emessa, perché anche questa è un'altra cosa che va chiarita, non c'è stato nulla da nascondere, ma forse non se n'era accorto nessuno, ma forse le cose positive passano sempre a secondo piano, permettetemi questa nota latere, in cui si dava mandato, si prendeva atto di una possibilità di investimento, si dava mandato agli organi di Banca Centrale di verificare qual era il nostro interlocutore. Questo è stato fatto, era necessario farlo anche per una questione di trasparenza, anche nei confronti dell'alleato futuro con cui ci siamo poi confrontati, dell'attuale alleato di maggioranza che è il Partito Socialista Democratici, ci siamo confrontati, e da lì è passato, sono arrivate diverse opportunità e proposte da parte di questo gruppo, che al momento sono interlocutori, come tutte le come invece di quello che ho visto uscire sulla stampa, e quando le cose saranno definite, saranno chiare e precise, ovviamente il confronto sarà massimo, perché questi sono investimenti che hanno fatto nella massima trasparenza. Però temo che la volontà, insomma, di mettere in campo logiche diverse non facciano bene a questo tipo di attività, perché, come ho detto prima, lavorando nella massima trasparenza, volendo confrontarsi però su cose concrete, non sulle parole, sia stato molto più produttivo in questo momento proseguire un rapporto di confronto per verificare, uno, chi era l'interlocutore da una parte, e dall'altra parte anche le esigenze e le opportunità di investimento che venivano poste sul tavolo. Quando arriverà questo tipo di confronto, al momento c'è stato solo un confronto tecnico da parte di alcuni funzionari, ma che non parte da oggi, ed è questa la cosa che sinceramente voglio chiarire, è una cosa che è stata fatta nel tempo, diciamo dal 2012 ad oggi, e che non pone nessun tipo di problematica o nessun tipo di preoccupazione su invasioni o su idee che il governo ha fatto di voler vendere la Repubblica o svendere la Repubblica. Qui si tratta solo di scegliere se si vuole aprire il nostro mercato a opportunità estere di qualsiasi nazione se vengano, perché credo che questo sia anche una discriminante che debba essere diversa nel nostro paese, visto che nessun altro Stato se le pone, non vedo perché noi dobbiamo essere diversi dagli altri, ma allo stesso tempo di creare un modello economico di sviluppo sano, concreto, basato su investimenti chiari, basato su normative internazionali che abbiamo e soprattutto sulla chiarezza. Non abbiamo necessità di vendere il paese, ho sentito parlare di addirittura di abdicare la nostra sovranità, io dico attenzione, perché stiamo abbandonando un modello economico che credo che non abbia portato un granché al nostro paese, e non c'erano bisogno di fare invasioni e cose varie, di fatto la nostra sovranità la stavamo già perdendo. Pensiamo che, insomma, il governo in questi anni ha dovuto fare azioni di forte pulizia, sia come governo che come banca centrale, o di controlli come l'Agenzia di Informazione Finanziaria, come uffici di controlli, come gli stessi uffici pubblici, come l'ufficio tributario, altri uffici che hanno impostato un sistema che in questo momento ha aiutato il nostro paese. Se vogliamo in una direzione diversa, ovviamente non è la volontà del governo, ma non credo dei cittadini. Dunque è tutto qui. Sulle richieste che ho visto sulla stampa,
dico che al momento non c'è niente di queste cose, se non alcune domande su come funziona il nostro paese, quali sono le esigenze. Il gruppo è un gruppo internazionale che, come detto, investimenti in tutto il mondo, questo si può dire, è un gruppo che ha interessi economici in diversi settori, che vanno dal settore immobiliare, dal settore minerario, dal settore del finanziamento, dal petrolchimico. E questo attraverso la partecipazione con società in tutto il mondo, alcune di queste società di cui sono soci al 100% sono addirittura quotate in borsa. Io, in borsa dei paesi dove investono, ovviamente non è la borsa italiana, dunque parliamo di Germania, Australia e Londra, per esempio, poi sì, adesso a grandi linee. Però io mi fermo qui anche perché, ripeto, più che avere, essere una fase interlocutoria e non esserci al momento nulla di concreto, non posso dire.